Siamo qui davanti all'autorità d'ambito della città metropolitana di Torino con Mariangela Rosolen, una cittadina molto attiva nei movimenti di cittadinanza attiva. Siamo qui col Comitato Acqua Pubblica. Come mai siete qui davanti? E questa è la nuova sede dell'autorità d'ambito dove sono rappresentati i 300 comuni della provincia di Torino. Qui si riuniscono i sindaci per decidere le politiche dell'acqua nel nostro territorio. Noi li rimproveriamo perché oggi, nella riunione che si tiene alle 2:30, all'ordine del giorno non c'è una voce, una parola che parli di siccità, di spreco idrico, di crisi climatica, tutta ordinaria, sacrosanta per l'amor di Dio, ma ordinaria amministrazione, mentre sta succedendo tutto quello che sappiamo e in parecchi comuni la SMAT, la nostra azienda dell'acqua, è costretta a mandare le autobotti perché l'acqua non arriva e perché in molte parti i tubi dell'acquedotto scoppiano perché sono vecchi e non sono stati sostituiti, provocando uno spreco enorme di acqua. Ecco, spreco che voi denunciate da molto tempo e di cui è anche difficile trovare i dati, nel senso che voi li avete chiesti, è difficile averli. Riusciremo a conoscere questi dati? Guarda, non ci vuole molto, certo non sono calcolati al litro, però prendi tutta l'acqua che viene prelevata dalle nostre falde o sorgenti. Quella sappiamo quant'è perché la regione sa quanto concede di prelievo. Prendi l'acqua che SMAT fattura agli utenti, fai la sottrazione e vedi che SMAT preleva quasi il doppio di quello che consegna. Circa la metà dell'acqua prelevata va dispersa, sprecata. E questo è il dramma. E adesso hanno chiesto all'Europa 60 milioni di euro per comprare dei marchingegni probabilmente sofisticatissimi che devono andare a individuare dove sono i buchi degli acquedotti, dove sono le perdite. Quando gli acquedotti, soprattutto in provincia, sono vecchi di 40-50 anni, vanno sostituiti. Noi abbiamo fatto i conti, è vero, occorrono tanti soldi, ma vuoi mettere? Pensa che solo SMAT ammette, quindi, no? Che ogni anno perde 93 milioni di metri cubi d'acqua. Sono 5 laghi di Avigliana svuotati ogni anno, che non si riempiono, il 1º gennaio dell'anno dopo. È acqua persa definitivamente. Possiamo permetterci questo con quel che sta succedendo intorno? È per questo che siamo qui anche oggi, a protestare e a chiedere ai nostri sindaci di essere un po' più attenti all'ambiente, al clima, all'acqua. Grazie. A voi.